L'Italia è arrivata a Cracovia, mancano circa 48 ore all'esordio mondiale. La prima sensazione all'arrivo di Mauro Berruto? Beh, quella che naturalmente queste 48 ore serviranno per entrare nel clima, nell'atmosfera mondiale, per vedere il palazzetto. Siamo molto curiosi di vedere questo palazzetto nuovo e molto bello, ci è stato descritto, di mettere a posto gli ultimi dettagli e come è normale che sia, di far passare il tempo, perché ovviamente arrivati a questo momento non vediamo l'ora di cominciare la partita. Che mondiale sarà per l'Italia? Ma io per l'Italia non lo so, sicuramente so che sarà un mondiale molto aperto, molto equilibrato, dove si parte ovviamente con delle squadre che possono essere ritenute favorite, soprattutto per quello che hanno fatto negli ultimi 4 anni, mi riferisco al Brasile e alla Russia principalmente, però un mondiale che non ha padroni, almeno in partenza, un mondiale che vede tante squadre con grandi ambizioni, tra le quali sicuramente c'è anche l'Italia, e un mondiale, concludo, con delle qualità che non saranno solo tecniche o tattiche da mettere in campo, ma sarà anche una prova un po' di resistenza, no? Sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, per la formula che è stata spesso citata e commentata, che credo che insomma metterà in moto anche queste dinamiche, no? per le squadre che vogliono arrivare fino all'ultimo giorno. Tu hai scelto un organico, diciamo, abbastanza largo, nel senso che hai sì un sestetto base, ma in alcuni ruoli importanti e fondamentali c'hai diverse opzioni. Pensi che durante il mondiale riuscirai a usarle o speri di non doverle mai utilizzare? Ma diciamo che noi abbiamo voluto preparare questo mondiale così, sapendo che è un mondiale che dura 22 giorni e che necessita di 13 partite per arrivare alla fine, potrebbe richiedere la necessità di riadattare in corsa delle strategie e delle scelte. Potrebbe, ma potrebbe anche non essere così, quindi credo che sia importante, come dicevi tu giustamente, avere un'idea chiara in testa, che è l'opzione principale, e poi naturalmente avere pronte, aver provato e testato delle alternative nel caso in cui queste servissero. Le variabili sono talmente tante che è inutile perfino stare a pensarci, sì. Tante gare, tanto equilibrio, tante energie anche da utilizzare nella primissima fase, questo ce lo siamo detti e ripetuti, non è un mondiale in cui si può entrare in temperatura piano piano, o meglio, magari per qualche squadra sarà così, sicuramente non per la nostra, ovviamente c'è l'aspetto fisico, insomma non è questa una manifestazione che dura 3-4 giorni dove tutto si risolve in poco tempo, e quindi è fondamentale arrivarci nel modo migliore e avere delle grosse speranze che insomma tutto vada come avevi previsto. Qui bisogna essere pronti all'imprevisto e avere la forza poi nel momento in cui serve di cambiare rotta se serve, ripeto. Io da questo punto di vista sono sereno perché abbiamo davvero provato e testato tutte le soluzioni possibili.